Che fine ha fatto la grande zolla che aveva rappresentato Piacenza e il suo territorio all'Expo del 2015 a Milano? A 6 anni di distanza dalla realizzazione, il 2021 sarà l'anno dell'addio. Nell'area milanese verrà infatti realizzato il nuovo campus dell'Università Statale e a breve inizieranno i lavori, con la conseguente demolizione delle infrastrutture superstiti dell'Expo, tra queste anche la zolla che all'Esposizione Universale aveva presentato al mondo il nostro territorio. A confermare l'ormai imminente intervento è stato l'architetto piacentino Enrico De Benedetti, coordinatore di un team di colleghi che insieme a un gruppo di studenti del Politecnico aveva progettato la zolla. La struttura era costata 160.000 euro e per riportarla a Piacenza ne servivano circa 100.000. Abbiamo incontrato qualche perplessità nella ricollocazione all'interno del tessuto urbano e quindi alla fine la cosa più sensata è stata quella di lasciarla lì. Ha vissuto per 5 anni e siamo arrivati alla fine. Cosa rimane di quell'esperienza? Innanzitutto la soddisfazione di aver portato Piacenza in mezzo a una manifestazione mondiale che aveva per protagonista stati, regioni e nessuna città ha avuto il coraggio di partecipare da sola, innanzitutto. Poi rimane una pubblicazione che Schirà ha voluto fare delle architetture più interessanti di quegli anni a Milano e tra queste c'è anche la zolla di Piacenza. All'ombra della zolla nel 2015 erano stati organizzati quasi 500 eventi,